L'opportunità per questa conferenza stampa è stata la presentazione da parte della facoltà di alcuni progetti presentati alla Regione Lazio, che sono stati inseriti nel catalogo formativo della Regione Lazio e che ci auguriamo che possano essere finanziati. Questo, diciamo così, è il pretesto di questa conferenza stampa. Mentre organizzavamo questa conferenza stampa sono successe delle altre cose, sono successe molte cose, fra cui appunto l'installazione nel cortile della facoltà di una statua, e quindi abbiamo pensato di mettere insieme queste cose e dare la maggiore possibile visibilità alla nostra facoltà, ai corsi che abbiamo presentato e alla straordinaria opportunità che tutti noi abbiamo di aver avuto questa statua in questo cortile alla vostra destra. Questo, diciamo così, è l'inizio. La facoltà di studi orientali è nata 5 anni fa ed è nata da una costola della facoltà di lettere. Inizialmente eravamo un gruppo piccolo di docenti che seguiva un ristretto numero di studenti e che nel corso di questi 5 anni è cresciuto enormemente. Questo credo che sia il dato di partenza. Siamo nati con 200 studenti e oggi la facoltà di studi orientali ha quasi 2.000 studenti. Cioè ci sono quasi 2.000 studenti che all'Università di Roma La Sapienza si iscrivono e studiano da noi le lingue orientali. La nostra crescita quindi in qualche modo è dovuta agli altri più che a noi. Noi abbiamo colto un'esigenza che ci circondava e abbiamo provato a esprimerla e abbiamo provato a darvi una risposta. Abbiamo istituito dei corsi di laurea triennale, dei corsi di laurea specialistica, dei corsi di dottorato che sono andati progressivamente crescendo. E a un certo punto in questa crescita abbiamo incontrato questa occasione di fare un salto in avanti. Ci siamo resi conto che i nostri studenti ci chiedevano qualche cosa in più. Ci chiedevano la possibilità di vedere organizzati dei corsi di formazione superiore, cioè dei corsi che dessero una risposta alla loro formazione dopo la laurea e che in qualche modo li avvicinassero più da vicino al mondo del lavoro, in particolare in alcune discipline, soprattutto per quanto riguarda la Cina, che in questo momento, come tutti voi sapete, è all'attenzione dei mezzi di informazione. Per un'esigenza che ci è stata rappresentata dai nostri studenti e solo per questo ci siamo visti in qualche modo costretti dalla realtà a noi circostante a provare una strada nuova, a elaborare dei corsi di formazione superiore presentandoli alla Regione Lazio e vedendoli per il momento fortunosamente inseriti nel catalogo formativo. Sono corsi di 1200 ore, uno di lingua cinese e uno interdisciplinare di culture himalayane di 900 ore. Sono due corsi che forse noi volevamo fare. C'era stata una campagna di stampa nei mesi scorsi che ci chiedeva di proseguire la nostra didattica, in particolare nella formazione di insegnanti di lingua cinese per le scuole superiori, perché sempre più è presente la necessità di insegnare il cinese nelle scuole e per questo noi ci siamo posti il problema di dover dare una risposta a questa richiesta. Pensavamo di poterlo fare soltanto in là nel tempo, ma in realtà la pubblicazione di questo bando formativo della Regione Lazio ci ha offerto l'opportunità di rispondere a qualche cosa che veniva da fuori di noi. E così abbiamo presentato 2 progetti, come vi dicevo, uno di approfondimento sulla lingua cinese e uno di approfondimento sulla cultura himalayana, che sono 2 corsi unici in Italia. Nessuna facoltà in Italia ha presentato corsi di questo genere e forse era giusto che questi corsi li presentasse l'unica facoltà di studi orientali esistente sul territorio nazionale italiano, perché questo noi siamo.
Quindi in qualche modo è un lungo progetto, è un lungo cammino che inizia negli anni passati e che oggi in qualche modo, grazie a questa conferenza stampa, arriva a un punto di snodo fondamentale. La risposta fondamentale sarà vedere se la Regione risponderà a questa nostra chiamata, che, come ripeto, non è la nostra, ma è stata delle persone che si sono rivolte a noi per avere persone formate nella cultura e nella lingua cinese, per il momento, nelle culture del subcontinente indiano, quindi nelle culture himalayane. Sono persone, quelle che potranno uscire da questi corsi, che si potranno favorevolmente inserire nel mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro chiede sempre di più esperti che conoscano mondi altri, mondi diversi dal nostro. Questo in qualche modo è in massima sintesi lo spirito che anima questo nostro lavoro in questo momento. Tutto ciò è stato possibile grazie alla partecipazione di tanti colleghi che vorrei brevemente ringraziare, in particolare la persona che ha progettato questi corsi, che è la dottoressa Ala Menin, nonché anche gli altri colleghi, la professoressa Rossi e tutti gli altri che ci hanno aiutato a confezionare questi corsi. I giornalisti in sala potranno prendere una cartellina stampa alle spalle della platea, dove troveranno una serie di materiali sulla nostra facoltà e sulle nostre iniziative. Come vi dicevo all'inizio, la seconda cosa che vogliamo in qualche modo un po' così in fretta presentare oggi è la statua che si trova nel cortile di questo stabile, che a un certo punto ci è arrivata. Era una statua che era stata realizzata e disegnata. Sul comunicato stampa che trovate c'è così un fraseggio errato: la statua era stata disegnata inizialmente e poi era stata realizzata da Massimo Fagioli. Questa statua ha quindi già una storia lunga, 6 anni e mezzo, come trovate scritto sul comunicato stampa. E grazie all'impegno di un gruppo di architetti, e in particolare l'architetto Gianni Velli, finalmente la settimana scorsa ha trovato spazio nel cortile della nostra facoltà. Per me è stato un motivo di estrema contentezza. Ho visto in qualche modo la possibilità, all'interno di una struttura pubblica, universitaria, destinata all'insegnamento e per questo aperta a tutti, di inserirvi fisicamente un pezzo di una ricerca, che è la ricerca condotta da molti decenni da Massimo Fagioli. Per la scultura io ho preparato un breve comunicato stampa di cui adesso vi do lettura, che ho scritto io. Nella scultura si intuisce la rappresentazione di un rapporto ideale uomo-donna, in un momento in cui è presente il dibattito sulla violenza connessa al rapporto tra i sessi. In quest'opera si legge la possibilità di un rapporto ideale che forse allude a un'età dell'oro, età dell'oro precedente alla formazione dell'identità occidentale, basata sulla filosofia greca. Di fronte quindi all'egemonia del pensiero come lucido calcolo razionale per la sopravvivenza, che leggiamo tutti i giorni sui giornali, nasce l'idea doverosa di una ricerca sul pensiero occidentale e sulla possibilità che la scissione tra razionalità e istinto sia propria soltanto dell'Occidente, laddove forse in un tempo remoto, in Oriente, il pensiero si era presentato come una unità priva della separazione fra ragione e selvaggio. In questo contesto, e quindi in questo contesto intellettuale, ma anche in questo contesto fisico, in questo posto fisico collocato in un quartiere di Roma come l'Esquilino, con il quale noi dialoghiamo costantemente, perché meta di tanti cittadini stranieri che vivono in Italia, in questo contesto
ha un senso affermare che la donna rappresenta tutto ciò che è contro la ragione. E quindi la statua propone l'idea che l'uomo debba accettare la creatività delle donne, ritrovando l'emozione primordiale che egli ebbe nei confronti della loro creatività. Le donne sono sempre state considerate esseri inferiori e sarebbe forse successo che l'uomo, ammirando la creatività delle donne, avrebbe scatenato il pensiero religioso. Forse fu proprio la creatività delle donne che scatenò nell'uomo la nascita del pensiero religioso. Questa statua quindi vuole rappresentare una ricerca. Questo è il senso di questo oggetto, di questa statua, in questo contesto. E noi vogliamo vedere in questa unione fra la nostra attività didattica, di ricerca e di approfondimento di temi legati all'Occidente e all'Oriente, un nesso fondamentale con tutta quest'altra storia. Io per il momento vi ringrazio e sono a disposizione per ogni vostra domanda. Grazie. Sicuramente questo è scritto a chiare lettere nel nostro libro dei sogni, che è sempre più spesso, è sempre più pieno di cose che vorremmo fare. Sicuramente per questo abbiamo sottoscritto un accordo per lo scambio di docenti con l'Università di Hong Kong, che prevede peraltro anche lo scambio di docenti di lingua cantonese. Quindi ci auspichiamo, se le risorse ce lo renderanno possibile, di attivare anche questi corsi nell'immediato futuro, sicuramente non quest'anno. Sì. Io volevo così rilevare una coincidenza architettonica che mi sembra significativa, cioè questa statua inaugurata da pochi giorni sta in questa sede dell'università, come alla sede centrale sta la statua di Minerva, e mi sembra un fatto interessante, nel senso che da un lato Minerva è la dea della ragione, tu ci hai appena detto che invece qui c'è un'idea di rapporto meno conflittuale tra ragione e razionale. Minerva poi era la dea di una città che considerava barbari tutti quelli che parlavano un'altra lingua, in qualche modo li considerava qualcosa di un'umanità di livello inferiore. Questa statua sta in una facoltà in cui invece si va verso coloro che parlano lingue diverse e incomprensibili. Mi sembrava una cosa interessante, anche adesso che si parla tanto di radici dell'Europa, di rapporto tra l'Europa e gli altri paesi. Insomma, mi sembrava una cosa interessante, non so se tu o qualcun altro ci poteva dire. Il nesso è straordinario. Mai avrei pensato che il nostro cortile, che peraltro poi condividiamo con tanti altri colleghi, potesse diventare una alternativa alla città universitaria piacentina con la sua Minerva, che è sicuramente legata alla ragione occidentale, dalla quale noi in fondo, con tutto il nostro lavoro, per certi versi ci siamo già iniziati a distanziare nel tempo. Effettivamente il nesso è straordinario, ti ringrazio per questo nesso che non avevo immaginato. E ecco, forse questo potrebbe aiutarci a spiegare per quale motivo effettivamente io sono stato estremamente contento, e credo anche alcuni nostri miei colleghi, e spero anche studenti, comunque di questa provocazione che ha significato
l'installazione di questa statua in questo cortile. Che chiedevi? Sai benissimo, sapete benissimo come sono andate le cose. Era il 27 luglio del 99. Avevo i piedi a mollo in una piscina per rinfrescarmi un po'. E così per terra mi pare c'erano due mozziconi di un pennarello e di una matita dura, numero 3 doveva essere, eccetera. E io con i piedi a mollo mi porti quello? Non arriva il filo. Vengo là? Ma non mi permetterai mai. Allora io invito ufficialmente l'autore della statua. Mai avrei aspirato a tanto. Mai avrei aspirato a tanto io. Che vi devo raccontare? No, non prenderò mai la preside perché non voglio fare identificazioni col padre, perché sennò sarebbe della cultura occidentale. Allora vi raccontavo sta storia e venne fuori uno dei tanti scarabocchi. Uno dei tanti scarabocchi che io ho fatto, lo faccio tanti, ma evidentemente questo poi era venuto fuori in maniera particolare. In particolare con un disegno, con un tratto diciamo pure grosso, tipo pennarello, tipo pennello, che poi è diventato appunto la base della statua, è quella parte in bronzo, quella grossa, e con la matita numero 3 più sottile ho fatto l'altra parte che corrispondeva a due immagini, una quella di uomo che stava dietro la donna e l'altra quella della testa di un bambino un po' strano, insomma, non certamente come rappresentazione esatta del ritratto di una testa di un bambino che nasce. E poi quella è rimasta lì e poi si è sviluppata e poi abbiamo fatto molti disegni, molte fotografie e così via dicendo. In questi 6 anni poi non è che ne abbiamo parlato molto. Il lavoro giù insieme all'Anselmo, che è il fonditore, e insieme a Gianni Velli appunto abbiamo trasformato questo disegno in una statua di bronzo, quella che sta adesso sta qui, e la cosa sembra che sia riuscita in particolare, cosa che non sempre accade, riesce la trasformazione di un'immagine piatta bidimensionale in una tridimensionale. Quattro pensieri, 3, sul come e perché poi assunto tutto questo significato. Davide e lui dicevano che addirittura si è configurato come confronto, studio, rapporto tra pensiero occidentale e pensiero orientale. Esattamente non lo so se devo ricostruire così all'impronta. Mi pare che io ho camminato sempre
sia in paradiso sia all'inferno, cioè sia come realizzazione di un pensiero verbale, di un pensiero fatto di parole, e quindi adesso che il professore preside mi perdoni, risale a quella configurazione della scrittura più o meno 5 o 7 mila anni fa, con lineare A, lineare B, eccetera, in cui si sono trovati questi tratti particolari che poi hanno costituito la possibilità della scrittura, in particolare la numerazione fenicia, eccetera, eccetera. Cioè io ormai da tempo la chiamo il trasformazione del tratto di linea in linea spezzettata. E questa è diventata la caratteristica fondamentale dell'identità occidentale. Si è costituito una storia per la quale la formazione della scrittura corrisponde alla realizzazione dell'identità umana come ragione, come razionalità. E lì si è determinata due grandi scissioni. Uno, il rapporto tra uomo e donna, per cui la razionalità è diventata caratteristica della identità maschile. Le donne non entrano in questo, ben noto, tutti voi conoscete la filosofia greca. Contemporaneamente, credo, si pensa, perché molte notizie di questo non si hanno, si è costituita l'altra grande scissione tra ragione e irrazionale. Quello che poi doveva andare a finire in questa famosa parola di migliaia di anni dopo, abbiamo fatto tutti gli studi di quando è cominciata, forse 200 anni fa, forse 100 anni fa, forse 300 anni fa, tutto il mondo che non è ragione. Il mondo che non è ragione, l'irrazionale, e che è il grande nemico dell'identità occidentale, che è la ragione, corrisponde alla, qui l'ultima dizione, l'ultima formulazione verbale della cosa, è pensiero senza coscienza. E questo pensiero senza coscienza, già questa dizione è rivoluzionaria, perché il senza coscienza non sta mai insieme alla parola pensiero, e io l'ho messa insieme, è fatto sempre da immagini. Non c'è il linguaggio articolato. Direttamente questo va a finire in quella lunga, lunghissima parte di vita che si dice sia fatto di 33 anni o 34, quando non c'è coscienza, non c'è comportamento. Però, siccome è assolutamente ovvio che l'individuo non è morto, e quindi se non è morto continua a pensare. Se continua a pensare, però pensa senza linguaggio, senza pensiero verbale e senza linguaggio articolato. Pensa mediante immagini. Ora, nella storia, brevemente, così tra poco me ne vado subito, io ho camminato realizzando in primo luogo un pensiero verbale. Pensiero verbale nel senso di scrivere le cose e scrivere con la linea spezzettata tutto ciò che riguardava questo mondo senza pensiero. Questo mondo con un pensiero senza linguaggio articolato, senza pensiero verbale. E ho scritto certe cose per cui questo mondo sconosciuto, che sarebbe il detto inconscio, che meglio adesso lo chiamiamo pensiero senza coscienza, corrispondeva a certe dinamiche, certe realizzazioni umane, specificamente umane, gli animali non ce l'hanno, che però si realizzava soprattutto mediante immagini e, ecco il punto, mediante comportamenti. Per cui a un certo momento certi movimenti del corpo, il comportamento, il camminare, andare in un posto, fare una cosa, fare un'altra, erano legati più che alla ragione, alla realtà del pensiero senza coscienza. Questo raggiunge il massimo nell'artista, che fa le cose senza ragione. Fa le cose senza pensiero articolato, senza pensiero verbale, senza linguaggio articolato. Anche quando si tratta di letterati e di poesia. Apparentemente adoperano il linguaggio articolato, ma in verità non è linguaggio articolato, è fatto da immagini irrazionali.
così per molti anni. Così per molti anni io ho scritto. E non ho disegnato. Non si sa per quale motivo, per quale ragione. Sarà perché avevo i piedi a mollo, sarà perché eccetera eccetera. A un certo momento sarà perché, guardate caso, non vorrei qui una tendenza un po' equivoca, proprio Gianni Velli cominciò a provocarmi 20 anni fa dicendo se facevo dei disegni di architettura. E io dico, vuoi fare disegni di architettura? Facciamo disegni di architettura, perché no? Se uno mi dice facciamo un pocherino, facciamo un pocherino. Se mi dice andiamo al cinema, andiamo al cinema. Eccetera, eccetera. E qui ci doveva essere il nucleo di quello che poi, adesso non mi ricordo quanto tempo fa, 3-4 mesi fa, uscì proprio sul giornale Liberazione. Che questo modo di essere e di fare, senza prestabilire niente a priori, è un pensiero occidentale, orientale. È un pensiero che non adopera una cosa prestabilita. È il pensiero occidentale che stabilisce prima quello che uno deve fare e come deve farlo. Invece, i cinesi, lì c'era scritto, era uno studioso, eccetera, dice che il cinese aspetta. Quando le cose si presentano, reagisce e si muove in base alla cosa che si è presentata. E io l'ho sempre fatto in questo modo. Ora, antenati cinesi non ne trovo nella mia storia della famiglia. Però, evidentemente, il mio rapporto con tutto ciò che non è ragione era sempre esistito. Per cui lì bisognerebbe fare uno studio, per cui seppur io ho fatto, ho scritto prima di disegnare, in verità la mia scrittura non era la scrittura del logos occidentale, che è tale basata sulla morte e sulla putrefazione di tutto ciò che non è razionale. Sulle immagini, il linguaggio articolato, eccetera, eccetera, si basa, perché l'origine del linguaggio articolato è un'origine commerciale. Difatti, l'origine è il calcolo, ratio, in verità. La parola ratio significa calcolo. E pare che si possa ricostruire che l'origine della scrittura sia proprio nel contare le tore, i tori, le pecore, i sacchi di grano, eccetera, in particolare a Creta, nella civiltà, prima della civiltà micenea. Perché con la civiltà micenea ci comincia il discorso della ragione, con gli Achei, la guerra di Troia, eccetera, eccetera. 1200 avanti Cristo e così via. Per cui poi questo linguaggio articolato è diventato freddo di calcolo per l'utile, per la sopravvivenza, per sopravvivere, mangiare, bere e stare caldi, direttamente legato al principio del piacere. Perché per il benessere del corpo. Evidentemente devo dedurre, visto quello che è successo dopo, che il mio scrivere, ormai 40-50 anni fa, non corrispondeva a un linguaggio articolato basato sulla scissione tra non cosciente e coscienza, tra sonno e veglia, eccetera, eccetera. Perché parlava, verbalizzava tutto ciò che la ragione non aveva mai visto e mai capito. La ragione rivela in questo momento uno spirito, un pensiero religioso che ha paura, ha il terrore, è animista di tutto ciò che non è ragione razionale, percepito, calcolato, delineato come figura. E così, diciamo pure a cominciare dal 91, forse prima l'86. Forse prima, perché prima c'era un episodio per cui si trattava di fare immagini con carne umana, eccetera, eccetera. Cioè parlo del modo di fare immagini al cinema. Quindi che si tratta non di fotografare le persone e registrare le parole,
perché questo sarebbe il linguaggio articolato occidentale, svuotato di ogni contenuto di immagine, ma si tratta di utilizzare il corpo e il movimento del corpo altrui per fare un'immagine che è il più possibile universale. La cosa è cominciata lì e poi ho continuato a disegnare di qua, disegnare di là, e le cose sono venute, regali di scatoloni, di pennarelli, eccetera, e a quel punto non potevo offendere chi generosamente me l'aveva regalati, li ho utilizzati, e così a risposta dell'evento accaduto e mi sono messo a disegnare. E tra le altre 100 cose, 100 disegni, 100 fatti, tra cui di mezzo c'è tutta l'architettura per cui ho fatto immagini, eccetera, e lì c'è tutta una realizzazione di abolizione del linguaggio articolato. Chiaro, se io faccio insieme a un progetto di architettura, io del linguaggio articolato non ci faccio assolutamente niente. Anzi, nella misura in cui fosse presente, mi dà fastidio, mi disturberebbe, mi raffredderebbe la realizzazione dell'immagine. Il discorso è solo quello dell'immagine. E da questo, appunto, accadde il 27... il 27 luglio del 99 che feci questo primo disegno che poi doveva diventare questa e fu chiamata chissà perché, ecco, vedi il linguaggio articolato che non è razionale e freddo, invece di chiamarlo disegno blu fu chiamato fin dalle origini, pur essendo soltanto un disegno e non essendoci nemmeno l'idea di farne una scultura, scultura blu. Stranamente fin dal 27 luglio 99. Poi doveva accadere che quello era l'espressione massima di questa enorme ricerca tuttora in corso, per cui il nesso tra ragione e tutto ciò che non è ragione, tra linguaggio articolato e immagini, doveva essere direttamente legato o addirittura dipendente, originato dal rapporto uomo-donna. Ed ecco che, questa non è una novità, lo sanno tutti, sono 2600 anni che il rapporto uomo-donna è stato distrutto proprio da questa ragione occidentale, per cui la donna è diventata un essere inferiore. La ragione è cieca. La ragione che scopre le fibre ottiche, la ragione che scopre l'atomo, la ragione che scopre tutte queste cose, a proposito di realtà umana, è cieca e anaffettiva completamente. Per cui non vede assolutamente niente che c'è al di là della percezione diretta della cosa. La ragione capisce e pensa soltanto nella percezione diretta della cosa. Banalmente, schematicamente, aridamente... Cosa è accaduto nel rapporto uomo-donna? Mi dispiace di essere banale. La donna è senza pene. La differenza tra uomo e donna viene ridotta dalla ragione del linguaggio articolato in una persona mutilata. È senza pene. Pertanto è una povera disgraziata e pertanto... non è un essere umano. Esatto, perché manca il pene. Il pene, l'identità, è ragione, pene. Esatto. Questa connessione. Esatto. Invece qui c'è, appunto, l'ha già detto lui, una strana fantasia, perché non è dimostrato niente. L'età di Saturno è una favola. Dicono forse che stava in Toscana, cioè una specie di copia o di seconda edizione o prima edizione del Paradiso Terrestre, in cui va tutto bene, fiumi di latte, fiumi di coso, eccetera, eccetera, di miele, latte e miele, ecco, tutto questa cosa. Quello che era la fantasia anche degli ebrei con la Palestina, di raggiungere la terra promessa, eccetera. Dalla parte di qua c'è la terra di, il regno di Saturno, il regno di Saturno che era il regno, eccetera. E per cui però, effettivamente... quando l'uomo era meno razionale, sono tutte fantasie. E sono tutte fantasie che però potrebbero derivare
da una formazione di pensiero infantile, per cui pensiero infantile che non fa i nessi, che non conosce la biologia e al limite non conosce nemmeno i genitali maschile e femminile, e il bambino si trova di fronte a una donna che partorisce. Cosa potrebbe pensare? Cosa avrebbe pensato il primitivo prima, 20.000 anni fa, prima di scoprire che il rapporto sessuale serviva anche per la gravidanza e la nascita? Nella misura in cui queste cose non le sapeva, ed effettivamente fare il nesso con quello che è successo 9 mesi prima, ma insomma è un po' difficilino, anche perché questi gentili signori suppongo che non scopavano una volta ogni 9 mesi, forse scopavano una volta ogni 9 ore, e quindi per fortuna loro, e quindi fare il nesso dopo 9 mesi che questa nascita dipendeva dal rapporto sessuale non c'era. E allora facilmente la donna è diventata divina. La creatività, la prima idea di creatività è la nascita del bambino, la creazione di un altro essere umano. E allora ecco che l'ho messo dietro, con l'occhio, come si dice, allucinato, che sta a guardare sto fenomeno strano, incomprensibile. Ed ecco che lì. E sono tutte ipotesi, sono tutte ricerche. Nasce il pensiero religioso. Il modo di rapportarsi a questo fenomeno della donna che partorisce, che è creativa, fa scattare l'uomo religioso. Si mette ad adorarla. L'uomo religioso si basa sull'anaffettività. Cioè la reazione è una reazione anaffettiva, per cui la divinizza, non è più un essere umano, la divinizza perché eccetera. E però diventando religioso diventa violento. E comincia la violenza nei riguardi della donna, la quale si deve poi configurare con la scienza quando scopre il nesso tra spermatozoo e ovulo. E voi sapete che ancora nel 500 c'era il disegno dello spermatozoo in cui c'era il bambino non stava nella donna, il bambino stava nello spermatozoo, la donna serviva solo come terreno, orto su cui seminare il bambino già fatto, per cui il bambino lo faceva l'uomo perché stava nello spermatozoo. Poi la scienza è andata avanti e si è scoperto il discorso dello spermatozoo, dell'uovo, che sono metà e metà, la meiosi, tutte queste belle robe qua, però nella mentalità è restato che questa idea del mondo per cui è l'uomo che fa eccetera e non la donna, la donna resta sempre in secondo piano, è restato, e voi sapete che dura tuttora, per cui l'identità della donna è ancora tutta da fare, non esiste. Se c'è qualche cosa che hanno ottenuto come diritti legali per e dopo l'illuminismo e la rivoluzione francese, ancora come realtà umana, lo leggo, lo sento tutto i giorni in televisione, sulla radio, sui giornali, eccetera, c'è un dibattito continuo. Qui io ho fatto questa realizzazione come a pensare, ne parlo adesso, dopo 6 anni, a pensare di poter avere una reazione di fronte a questa creatività della donna, che però io adesso estendo non tanto alla procreazione, perché per il primitivo poteva essere una creatività, ma era una creatività anche dell'animale. Tutti i mammiferi partoriscono cuccioli. Ora, questa parola, adesso con l'evoluzione del linguaggio, credo che non possiamo parlare della vacca creativa. Non possiamo parlare del cervo creativo e della pecora creativa perché fa figli, e del coniglio, e poi quello è creativissimo perché ne fa 7 per volta. Allora bisogna rapportare questa parola a un'altra realtà. E la ricerca è, c'è la possibilità di rapportare questa dimensione di creatività
a una realtà umana, in particolare una realtà di pensiero, di mente, che è la specificità della specie umana. Allora, a questo punto, è proprio della donna che la donna abbia tutte le possibilità per far emergere una creatività oltre la procreazione? E allora questa creatività non può essere altro che nel rapporto interumano. Nel rapporto con le cose, finora sono stati gli uomini che hanno dipinto, salvo la solita Gentileschi, sono stati gli uomini che hanno scolpito, che hanno fatto statue, eccetera, eccetera. Però forse la matrice sta, ecco, in questo fil di ferro. Quant'è Gianni? Un centimetro? Un centimetro. Che disegna, delinea l'uomo, ma delinea anche il bambino. È lo stesso. Quella che si distingue è la donna. Per dire che forse l'uomo nuovo che ammira, rispetta, accetta la donna creativa senza diventare religioso deve derivare dalla donna stessa. È la donna che mette al mondo, tra virgolette, ovviamente, non in senso biologico, un uomo nuovo che riesce ad accettare questa possibilità della donna di essere creativa. Se questo riuscissimo a prima a pensarlo, ovviamente, poi a farlo, allora forse, ecco, beh, qui una volgarità professionale, forse riusciremo anche a trovare la soluzione di certi disturbi, perché il primo rapporto umano è il rapporto tra bambino e donna. Per almeno un anno o due è lì. E se lì c'è la donna malata, la donna senza identità, il bambino si ammala. Il bambino viene fuori male. Ma se la donna riesce a realizzare la sua identità, se l'uomo rispetta e aiuta la sua identità, probabilmente la nascita degli esseri umani e il primo anno di vita può sviluppare un uomo diverso da quello. Mi pare di aver esagerato. Io vi ringrazio. E, insomma, abbiamo tanto cammino da fare in tanti aspetti e ognuno per la parte sua, speriamo di poterlo fare. Grazie a tutti.